Quando l'anima s'accontenta di ombre, e la vita è per te, ma la vita non è te. Quando l'anima s'accontenta di ombre, per un vivere, sopravvivere, che non è stare insieme a te. Quando l'anima s'accontenta di ombre, dal tuo amore una lama di luce scende giù. Quando l'anima s'accontenta di ombre, tu l'illumini col tuo dono che la sospinge di nuovo a te. Solo tu nel dolore, tu nel dolore ritorni l'unico. Solo tu ci sei, solo tu, verità che si staglia nitida. Tutto quello che danza intorno e alimento il fuoco dell'amore fra te e me. Eccomi il cantico dal titolo Quando l'anima. Diamo il benvenuto a tutti voi che state seguendo Radio Messaggio Cristiano. Nel mio calice versi il nettare che tu sai. Quando l'anima s'accontenta di ombre, sale a te il mio sì, gratitudine per la vita che mi ridai. Solo tu nel dolore, tu nel dolore ritorni l'unico. Solo tu ci sei, solo tu, verità che si staglia nitida. Tutto quello che danza intorno è alimento al fuoco dell'amore fra te e me. La nostra consueta sigla, diamo nuovamente il benvenuto a tutti voi che state seguendo Radio Messaggio Cristiano. Ben ritrovati sul nostro canale YouTube ed anche sulla nostra pagina Facebook. Pace a tutti. Pace anche a tutti i gruppi dove la trasmissione viene di volta in volta condivisa. Eh sì, abbiamo ascoltato quando l'anima si accontenta di ombre, si accontenta di sopravvivere piuttosto che di vivere. Arrivi tu Gesù con la tua luce e illumini ogni cosa, e ogni cosa così cambia. Eh sì, noi non dobbiamo sopravvivere, dobbiamo vivere, e questo lo possiamo fare solo se ci lasciamo guidare da Gesù, dai suoi ammaestramenti, dai suoi comandamenti, dai suoi consigli. E la nostra anima non deve accontentarsi di ombre, ma vivere nella luce, la luce vera che è Gesù. La conoscete la storia della stanza buia? Allora ve la racconto. C'era una stanza buia, famosa per essere appunto una stanza buia. Si narravano tante storie intorno a questa stanza, ovvero riguardo questa stanza, perché si diceva che fosse abitata da esseri mostruosi, che chi vi entrava poi una volta entrato non riusciva più ad uscirne, o ne usciva malamente trasformato. E
bambini, che spesso sono attratti dall'avventura, dallo spirito di avventura, si avventuravano a giocarci attorno, ma nessuno riusciva, aveva il coraggio di entrarci. Finché un giorno, nel paese in cui si trovava questa misteriosa e mistica stanza buia, una ragazza uscì urlando. E allora tutti rimasero allibiti, rimasero sconvolti e scioccati. Molti dicevano: «Sì, io la conosco, è entrata quando aveva solo 5 anni, adesso ne ha 20». Invece no, la ragazza, poi avvicinandosi a lei, si accorsero che uscì urlando, gridando di gioia. Era il suo volto era illuminato. Aveva 20 anni, sì, e disse: «Ci sono entrata 10 minuti fa, non sono entrata in questa stanza buia quando ne avevo 5. Sono io, non mi conoscete?» Allora tutti sconvolti la videro felice, gioiosa, il suo volto raggiante, serena. Tutti sconvolti da questa novità decisero una alla volta di entrare all'interno della stanza buia per vedere cosa avesse recato tanta gioia e tanta pace a questa giovane fanciulla. Il primo ad avventurarsi fu un giovane uomo. Con la torcia del suo cellulare entrò. Dopo 10 minuti, un quarto d'ora, uscì, più deluso che altro. Disse: «Io non ho visto niente di così eclatante in questa stanza, anzi è davvero molto buia. Nonostante io avessi acceso la torcia del mio cellulare, non sono riuscito ad addentrarmi fino in fondo, anzi sentivo delle ragnatele sfiorarmi le braccia». La ragazza disse: «È impossibile, non ci sono ragnatele all'interno della stanza». Allora entrò un vigile del fuoco con una torcia e anche lui non riuscì ad avventurarsi oltre una certa distanza dalla porta da cui era entrato e ne uscì sconvolto e spaventato. E così ad uno quasi tutti gli abitanti del villaggio entrarono in questa stanza buia, ma nessuno ne uscì gioioso, felice e festante come la prima che vi entrò. A quel punto le dissero: «Ci hai presi in giro, hai finto il tutto». E lei dice, risponde a questa cosa: «Ma non vedete il volto mio raggiante? Perché non riuscite a vedere nella stanza buia quello che ho visto io?» Raccontaci, cosa hai visto?» «Ho visto la verità, ho visto la gioia, ho visto la luce». «Ma come hai fatto? Non hai un cellulare, non hai una torcia, come hai fatto?» «Ho questo libro, il libro che svela il mistero della stanza buia. Anche voi ce l'avete e non ve ne siete mai accorti?» «No, io non ce l'ho». «Sì, sicuramente ce l'avete. Penso che la maggior parte di voi ce l'abbiano. All'interno di questo libro c'è svelato il segreto della stanza buia, il famoso mistero. Che più mistero non è. E dici, dacci questo libro, prestacelo, così entriamo anche noi e possiamo essere raggianti e gioiosi come te». Allora lei lo prestò a uno, tutti gli abitanti del paese entrarono nella stanza buia, a uno uscirono gioiosi, felici e festanti col volto illuminato come lei. «Ma come? Qualcuno che non aveva il coraggio di entrare, qualcuno superbo e orgoglioso? No, io non entrerò mai». «Come avete fatto?» «È semplice», tutti risposero. «La chiave sta nel libro del mistero della stanza buia». «Ma cosa c'è scritto?» «C'è scritto: entra per la porta stretta, vai avanti e non temere, non fermarti davanti a niente perché io sono con te. Vai avanti, 7 passi avanti, 7 ancora e non fermarti davanti a nessun ostacolo. Poi apri la finestra». Aperta la finestra, la stanza si illuminò ed era una stanza arredata con dei mobili antichi, bellissima, con dei quadri, e quelle ragnatele che sfioravano il braccio delle persone erano delle tende, degli arazzi. Era una stanza meravigliosa, e poi nella finestra si vedeva un prato, un lago, dei fiumi, delle montagne. La stanza buia è la nostra mancanza di fede, la nostra ragione che ci porta a decidere, a stabilire tutto con gli occhi della nostra mente. Le nostre paure,
le nostre ansietà, le nostre preoccupazioni per il futuro. Cosa faremo? Dove andremo? E che diremo? Chi incontreremo? Il libro con la chiave per entrare nella misteriosa e mistica stanza buia è la Bibbia, che con la parola di Dio illumina il nostro sentiero. Infatti, un famosissimo salmo, il 119, ci dice che la parola di Dio è una luce sul nostro sentiero, una luce nel nostro cammino, una lampada ai nostri piedi, che ci guida e illumina il nostro sentiero. Gesù ci dice di entrare per la porta stretta, di andare avanti e non temere, e poi, alla fine, apri la finestra, nel senso che la soluzione tante volte è logica, ci sta davanti, ma non la troviamo con la nostra logica, la troviamo soltanto se ci facciamo guidare dalla parola di Dio e dalla verità. È tutto un mondo nuovo, si apre i nostri occhi e possiamo vivere felici, raggianti e gioiosi e pieni di luce. Non lasciarti guidare dal tuo intuito, dalla torcia del tuo cellulare, dalla tua torcia, da una lampadina, da qualsiasi cosa, per entrare nella stanza buia. Entra nel nome di Gesù. La vita da quando si nasce è una stanza buia per chi vive senza Gesù, ma con lui tutto è illuminato, tutto è meraviglioso, tutto è semplice. Tante volte, secondo la mente nostra, molte cose sono scontate. Tante altre volte, secondo il piano di Dio, dopo che superiamo varie prove, ci rendiamo conto che tutto è scontato, tutto semplice. Apri la finestra, ovvero apri la porta del tuo cuore. Bene, noi vogliamo ringraziare il Signore per questa storiella che ci ha fatto capire tante cose apparentemente semplici, apparentemente scontate, ma ci ha aiutato a capire di più come vivere meglio con la guida del suo Spirito Santo e della sua parola. E vogliamo appunto adesso glorificare il suo nome con l'ascolto di un altro cantico. Ben trovati dunque su Radio Messaggio Cristiano.
ed abbiamo ascoltato il cantico dal titolo Luce del mio cuor, la cui musica è anche sigla, colonna sonora, diciamo così, di Radio Messaggio Cristiano, sigla dei culti e delle dirette del fratello Nino. Abbiamo ascoltato appunto il cantico che diceva: tu luce del mio cuor, lampada al mio piede, luce sul mio sentiero, che vivi dentro me ed io vivo per te per non lasciarci più. E adesso voglio leggervi quel versetto di cui vi ho parlato poco fa, tratto dal Salmo 119 e del 105. La tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Abbiamo capito questo dalla storia che abbiamo seguito insieme. La tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. È scritto anche, sempre nel Salmo 119, come può un giovane rendere la sua via pura? Custodendola con la tua parola. Mediterò sui tuoi comandamenti e considererò i tuoi sentieri. Mi diletterò nei tuoi statuti e non dimenticherò la tua parola. Fammi camminare nella via dei tuoi comandamenti, perché in essa trovo il mio diletto. Mi diletterò nei tuoi comandamenti perché li amo. I tuoi statuti sono stati i miei cantici nella casa del mio pellegrinaggio. Versi presi, diciamo così, tra virgolette, a saltare dal salmo più grande, più lungo della Bibbia, il Salmo 119, che ci parla di quello che è la parola di Dio per il salmista e quello che deve essere per ognuno di noi. Ci guida non soltanto per la strada, sul viale della nostra città, nelle traverse, nelle vie, no, assolutamente, ci guida letteralmente giorno per giorno a fare le scelte giuste, a comportarci nella maniera giusta, a parlare nella maniera giusta, ci guida a fare sempre, dire, pensare e agire nella maniera giusta. E anche se tante volte sbagliamo e non ce ne accorgiamo, 7 volte cade il giusto, sappiamo che possiamo essere sempre giusti e giustificati per mezzo di Gesù agli occhi del Padre. Perché? Perché ci sforziamo di camminare secondo la sua parola. Eh sì, le batterie della torcia tante volte si scaricano, anche quelle ricaricabili. La benzina dell'auto finisce, anche se l'auto va non benzina, ma devi mettere diesel, eccetera. Scusate la mia ignoranza, magari non mi so spiegare bene. Quello che voglio dire è che a volte anche noi ci scarichiamo spiritualmente, ma mediante la sua parola, mediante l'ascolto dei culti e delle dirette ed ogni sera la lettura del calendario, possiamo essere ricaricati non di benzina, non di energia elettrica, ma di olio spirituale, di Spirito Santo, della parola di Dio. E sapete, possiamo averne anche in più, di riserva, sì, affinché quando la nostra lampada, in senso spirituale, si comincia a spegnere, abbiamo sempre l'olio di riserva per mantenerla sempre accesa. Non dobbiamo andare dal benzinaio, non dobbiamo andare a comprare le batterie, ma dobbiamo seguire i culti e le dirette che il Signore ci fa seguire ogni martedì e venerdì sera, ogni domenica mattina e ogni sera leggere il calendario sulla pagina Facebook di Radio Messaggio Cristiano. Così siamo sicuri che le nostre lampade rimangono accese e abbiamo sempre l'olio di riserva. E la stanza dove camminiamo non sarà mai più buia e sarà risplendente di luce e procurerà alle nostre anime gioia, pace e soprattutto vita eterna.
Un profeta nel tempio vide un bambino, la salvezza che aspettava del Signore. E prendendolo tra le braccia disse pieno di gioia: questa è la salvezza per noi. Ora Dio lascia andare il tuo servo, gli occhi miei hanno visto Gesù, la luce delle genti per illuminare i cuori, la salvezza e la gloria del Signore. Ora Dio lascia andare il tuo servo, gli occhi miei hanno visto Gesù, la luce delle genti per illuminare i cuori, la salvezza e la gloria del Signore. Stiamo ascoltando Luce delle Genti. Egli sarà a posto per la salvezza di tanti nel mondo e in Israele, e a te stessa una spada trapasserà il cuore quando in croce morirà, e diventerà una pietra preziosa per chi crederà in lui con tutto il cuore. Ma un sasso d'intoppo, una pietra d'inciampo per chi su lui cadrà. Ora Dio lascia andare il tuo servo, gli occhi miei hanno visto Gesù, la luce delle genti per illuminare i cuori, la salvezza e la gloria del Signore. Chi è la luce delle genti? È Gesù. E ha passato a noi il testimone. Ha detto di noi: voi siete la luce del mondo. Non dobbiamo rimanere nascosti, ma dobbiamo illuminare chi ci sta accanto. E ancora quella luce risplende come un faro in mezzo a noi. Come disse il profeta, anche i miei occhi han veduto la luce di Gesù. Dio lascia andare il tuo servo, gli occhi miei hanno visto Gesù, la luce delle genti per illuminare i cuori, la salvezza e la gloria del Signore. Ora Dio lascia andare il tuo servo, gli occhi miei hanno visto Gesù, la luce delle genti per illuminare i cuori, la salvezza e la gloria del Signore. Abbiamo ascoltato il cantico, ve ne ridico il titolo, La luce delle genti, ed era tratto da quello che è successo realmente. Lo troviamo scritto nell'Evangelo di San Luca, capitolo 2, dal versetto 25. Ora ecco, vi era a Gerusalemme un uomo chiamato Simeone. Quest'uomo era giusto e pio e aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. E gli era stato divinamente rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo, il Signore. Egli dunque, mosso dallo Spirito, venne nel Tempio, e come i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare a suo riguardo quanto prescriveva la legge, egli lo prese tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora, Signore, lascia che il tuo servo muoia in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che tu hai preparato davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele».
E adesso ascoltiamo il cantico dal titolo, un nome proprio di persona, e poi è la stella. Secondo voi chi è la stella? Eh sì, perché conoscete il cantico, ma ragioniamoci un attimo. Bravi, esatto, Gesù è la stella. Ascoltiamolo insieme, mentre auguro a tutti voi buon ascolto da Radio Messaggio Cristiano, a tutti voi che state seguendo sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube, e a quanti si aggiungeranno, e a tutti i gruppi dove di volta in volta ogni trasmissione, ogni culto, ogni diretta vengono condivisi. Gesù è la stella, è luce che brilla, il cielo e la terra cantano a lui. Viene il Signore, la luce si espande come l'aurora, illumina il mondo, tutto risplende. Gesù è la forza, l'onnipotente, re della storia, signore del tempo. Gesù è la grazia, l'amore. Sì, Gesù è il signore del tempo. Da lode a lui tutto risplende ed ogni vivente dà gloria a lui. Ogni cosa che respira lodi l'Eterno. Anche i suoi angeli danzano. Se danzano letteralmente non lo so, ma cantano e sono gioiosi e danno gloria a Dio insieme con noi, perché come dice spesso il fratello Nino, come sta scritto nella preghiera Padre nostro, sia fatta la tua volontà qui in terra come è fatta in cielo. Quindi uniti con gli angeli lodiamo Gesù, che è la nostra stella, la nostra luce. Traduciamo? Sì, in spagnolo. Jesús es la estrella. Estrella es fuego que brilla, el cielo y la tierra cantan a él. Surge el Señor, la luz ya se expande como la aurora, ilumina el mundo. Todo es belleza y cada viviente da gloria a él. E salutiamo quanti da qualsiasi parte si aggiungeranno all'ascolto di Radio Messaggio Cristiano. Stiamo ascoltando Gesù e la Stella, cantato in lingua spagnola. È amore immenso, vive dentro di me.
Eh sì, chi canta, chi loda, prega due volte. E il suo amore immenso vive dentro di noi. Solo lui può darci la vera pace e la vera gioia. E noi vogliamo continuare ad adorarlo con tutti gli esseri viventi. Oh, e anche a farla apposta è partito il cantico dal titolo Adorerò. Approfittiamone dunque, adoriamo Dio insieme e Gesù. Il santo di Israele e celebrare il figlio suo l'agnello. Nella casa, la casa del Signore, con lode e con gioia io entrerò per adorare il santo di Israele e celebrare Gesù l'agnello. Nella casa dell'Eterno entrerò, io alzerò le mani al cielo e adorerò il nome del Signore, di colui che mi salvò. Gusterò l'immensità del suo amore, mi sazierò dei grandi beni del Signore, e sempre nel mio cuore la gioia del Signore abbonderà. Gusterò cielo, io innalzerò e il nome del Signore adorerò. Spirito manda su di me di lode, grazia e di preghiera. Cosa vuol dire quando Dio manda il suo Spirito Santo su di noi? Lo possiamo capire bene leggendo dal Libro degli Atti degli Apostoli al capitolo 2. Questo paragrafo si intitola La discesa dello Spirito Santo. Come giunse il giorno della Pentecoste, essi erano tutti riuniti con una sola mente nello stesso luogo. E cosa accadde? Accadde che all'improvviso venne dal cielo un suono come di vento impetuoso, che soffia, e riempì tutta la casa dove essi sedevano. E apparvero loro delle lingue come di fuoco, che si dividevano e andarono a posarsi su ciascuno di loro. Così furono tutti ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue. Sì, avete capito bene, cominciarono a parlare in altre lingue. Non erano pazzi, nemmeno posseduti, erano i pieni dello Spirito Santo di Dio. Secondo cui lo Spirito dava loro di esprimersi. Ora a Gerusalemme dimoravano dei giudei, uomini pii, da ogni nazione sotto il cielo. Quando si fece quel suono, la folla si radunò e fu confusa, perché ciascuno di loro li udiva parlare nella sua propria lingua natia. E tutti stupivano e si meravigliavano e si dicevano l'un l'altro: «Ecco, non sono Galilei tutti questi che parlano? Come mai ciascuno di noi li ode parlare nella propria lingua natia? Noi Parti, Medi, Elamiti e abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia, che è di fronte a Cirene,
e noi residenti di passaggio da Roma, giudei e proseliti, credesi ed arabi, li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. Per capirci meglio, è come se noi oggi parlassimo, e capita che parliamo e udissimo altri parlare, nella lingua, ecco, che parlano in Egitto, la lingua degli arabi, come è scritto qua, della Libia, ma anche spagnolo, portoghese, inglese, francese, tedesco, non so, la lingua, credo si dica tagalog, la lingua che parlano i filippini, non so, cinese, mandarino, cantonese, giapponese, coreano, tutte queste lingue, che greco, ecco, che ci sono nel mondo, e ognuno è come se li sentisse parlare in una di queste lingue, swahili, eccetera eccetera. Ecco, scusate, era partita il cantico, ho rimesso la musica, piccolo errore, vabbè, non importa, non ci distraiamo. Ecco, e questa era opera dello Spirito Santo, ed è opera dello Spirito Santo. E qua continua, dice, e tutti stupivano ed erano perplessi, e si dicevano l'un l'altro, che vuol dire questo? Perché li sentivano parlare delle cose grandi di Dio, ognuno nella propria lingua natia. Altri invece li schernivano e dicevano, sono ripieni di vin dolce, ovvero sono ubriachi. Ma Pietro si alzò in piedi con gli undici e ad alta voce parlò loro, e disse così: giudei, e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo, e prestate attenzione alle mie parole. Costoro non sono ubriachi, come voi ritenete, perché è solo la terza ora del giorno. Ma questo è ciò che fu detto dal profeta Gioele. E avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che spanderò del mio spirito sopra ogni carne. E i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni, e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. In quei giorni spanderò del mio spirito sopra i miei servi e sopra le mie serve, e profetizzeranno. E farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra, sangue, fuoco e vapore di fuoco, di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre, la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. E ancora l'apostolo Pietro continua dicendo: uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo accreditato da Dio tra di voi per mezzo di potenti operazioni, prodigi e segni che Dio fece tra di voi per mezzo di lui, come anche voi sapete. Egli, dico, secondo il determinato consiglio e prescienza di Dio, vi fu dato sulle mani, vi fu dato nelle mani, e voi lo prendeste, e per mani di iniqui lo inchiodaste alla croce, lo uccideste. Ma Dio lo ha risuscitato, avendolo sciolto dalle angosce della morte, poiché non era possibile che fosse da essa trattenuto. Infatti Davide disse di lui: io ho avuto del continuo il Signore davanti a me, perché egli è alla mia destra finché io non sia smosso. E continua al verso 34: poiché Davide non è salito in cielo, anzi egli stesso dice: il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei miei piedi. Tutto questo discorso portò alle prime conversioni. Molti accettarono la parola di Dio e si battezzarono in acqua, accettando Gesù come proprio Salvatore. Ecco cosa vuol dire quando lo Spirito Santo scende su di noi. Non siamo né pazzi, né folli, né esaltati, né ubriachi, ma siamo ripieni di Spirito Santo. E capita che qualcuno parla in altre lingue, qualcuno profetizza, e poi ci sono coloro che hanno anche dei sogni e delle visioni, secondo come Dio spande i suoi doni a ciascuno nella sua Chiesa. Nella sua Chiesa, nella Chiesa dei seguaci di Cristo. In uno dei campi della vallata si è acceso un fuoco bellissimo, da calore colora i prati e in fondo
mondo ai cuori illumina. Dagli altri campi intorno tutti si volgono là, perché un labirinto di paradiso scende fin dentro l'anima. E vola in alto dove ti... E sì, stiamo ascoltando questo bellissimo cantico. Chi ci segue sempre, aiuti gentilmente chi ci segue da poco tempo per le prime volte. Scriva il titolo di questo cantico. Come un tassello del grandioso mosaico che il Signore ha nella sua mente. Dove ha... Ah, interrogazione a sorpresa, vi ho beccati, eh? Scrivetelo, vediamo chi se lo ricorda. Non si intitola E vola in alto. Bravi, scrivete, bravi, 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 bravi. La vita, quello che sei. Da tutto a lui senza misura, perché è proprio questo ciò che lui ti chiede. Da tutto a lui e non pensare più a te, ma vola nel... Nei campi della vallata mille fiamme già spuntano per dare luce ai prati intorno e mille rugiade brillano. E vola in alto dove Dio e dona la tutto a lui senza misura, perché questo è ciò che lui ti chiede. Non pensare più a te. E fra poco voglio condividere con voi questo pensiero. Senza misura, perché proprio questo ciò che lui ti chiede. Ma tutto a lui e non pensare più a te. Ma vola nell'infinito. Cosa vuol dire dare tutto a Lui e non pensare più a noi stessi? Per stare in tema di Spirito Santo e di doni che Egli dà ad ognuno secondo ciò come Egli stabilisce, come il Signore stabilisce, dobbiamo dare tutto a Lui, ovvero consacrarci, perché così avvicinandoci in Lui diminuisce, tra virgolette, diciamo così, diminuisce il nostro corpo, il nostro io e aumenta lo Spirito Santo, non tra virgolette, cioè nel vero senso della parola. E possiamo ricevere da Lui il dono che Egli ha affidato ad ognuno di noi, che è un dono, appunto, non è nostra bravura, non è nostra capacità. E quindi non dobbiamo pensare più a noi stessi, perché, per esempio, chi ha il dono di profezia non profetizza per se stesso, ma per il bene comune, per la Chiesa. Non sono parole mie, ma è scritto nella Bibbia. Chi ha un dono dei sogni e quando riceve un sogno non lo riceve solo per se stesso, ma anche per il bene comune, per avere un messaggio per la Chiesa o per qualcuno in particolare, secondo come lo Spirito Santo guida. La stessa cosa è per chi ha le visioni, la stessa cosa è per chi ha il dono di guarigione, è per il bene comune. Anzi, direi, so di persone, di fratelli e sorelle che hanno il dono di guarigione e sono persone che non stanno bene in salute. Quindi, vedete, ogni dono è per il bene comune, per gli altri. È giusto? E siamo membra tutti quanti del corpo di Cristo e dobbiamo essere ben coordinati dal capo, che è l'anziano e il pastore, e ancora più in alto c'è Gesù e ancora più in alto c'è Dio. Se ognuno di noi fa bene la propria parte, questo corpo cammina per bene, cammina e dà gloria a Dio nella maniera come gli è dovuta.
Non ho detto niente di nuovo, ho solo ricordato a me stessa e anche a voi quello che è scritto nella Bibbia. E adesso vogliamo continuare a lodarlo con il cantico che si intitola Neanche a farla apposta, lodate l'Eterno. L'Eterno, genti della terra, lodatelo, perché egli è re, angeli suoi santi, che ubbidite a lui, lodate il Signore, il suo trono è nei cieli ed egli regnerà per sempre. Dimora per le sue gesta, lodatelo, tutto ciò che vive, lodi l'Eterno, lodate il Signore, il suo trono è nei cieli ed egli regnerà per sempre. Come vogliamo lodarlo tutti insieme, l'Eterno? Lo facciamo adesso con un cantico cantato in lingua spagnola, lo conosciamo benissimo anche in italiano, mentre porto in giro il cuore. Anima, loda il Signore, lodalo per grande suo amor, lodalo per grande suo amor. Bravissimi per quelli che l'hanno indovinato poco fa, scusatemi, mi ero addormentata. Il cantico che doveva descrivere il titolo, l'avete indovinato sì o no? Ai 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 ai. La luce nella vallata.
quiero tus alas, poder volar, coger tu amor y regresar aquí. Manos abiertas, donar amor, quien vive triste y no espera más. Quiero tus alas, poder volar, coger tu amor y regresar aquí. Manos abiertas, donar amor, quien vive nel mondo, il mondo intero. E sì, lasciamoci guidare dalla parola di Dio, non rantoneremo al buio, cadremo senz'altro, ma non perché non abbiamo acceso la luce, è perché siamo così, siamo fragili. Ma ci rialzeremo sicuramente con la nostra lampada accesa e l'olio di riserva. Ehi, mi raccomando, facciamoci forza e coraggio gli uni con gli altri. Quiero dos alas, poder volar, coger tu amor y regresar. I want to sing, cantato in inglese, si intitola Voglio cantare. E non è giusto soltanto allo spagnolo, anche l'inglese. Ancora pace e un abbraccio a tutti coloro che si aggiungeranno da varie nazioni. Perché subito dopo il siciliano la lingua più parlata è l'inglese. È vero o no? Beh, forse no. Ma sì, dai, forse. I want to sing to the Lord Majesty. From my distress he will set me free. Sadness and crying will become true life and joy. I will call his name that will heal my heart. With his greatest love he will fill my soul. Blessing to the Lord Majesty. His healing joy, his healing joy my heart. His sunshine, his sunshine on my path. His great love, his great love. Sing that he is my Lord. Even when I'm let down, I want to sing. I'll never give up, for he is my Lord. Even in the weakness, I want to sing. Come and sing with me, try to be near. Come and sing with me, he is the Lord. Come and follow me, come and follow me to the heart of the Lord. To the sky, he never let me alone. Never, 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 never hide it. Love, 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 love is great love. He's always by my side. His power fills my life.
distress, he will set me free. Sadness and crime will become to life and joy. I will call his name that will heal my heart. With his greatest love he will fill my soul. Let's sing to the Lord Majesty. His healing joy, his healing joy, his healing joy, my heart. His sunshine, his sunshine, his sunshine on my path. His great love, his great love. Abbiamo lodato il Signore in italiano, l'abbiamo fatto in spagnolo, lo stiamo facendo in inglese perché il radiomessaggio cristiano va, raggiunge tutti. E noi vogliamo anche raggiungere tutti. Cominciamo da casa nostra, però, dal vicinato, dall'ambiente in cui ci troviamo, scolastico o lavorativo. Sarò la tua parola viva, o Signore. E abbiamo ascoltato, sta quasi per giungere al termine, Oltre quelle montagne. Thank you.
Ci restano ancora 10 minuti per stare insieme. Che facciamo? Continuiamo a lodare il Signore. Prima però vi ricordo, vi annuncio per chi ci segue per la prima volta, il nostro recapito telefonico che è 349 64 11 232. È una sorella scherzosamente mi prende in giro, che io saluto pace, perché lo ripeto sempre. E vabbè, lo devo ripetere per chi non l'ha sentito bene la prima volta. Ed è 3, pace sorella, scherzavo veramente. Anzi, un bacetto e un abbraccio sorella. Ecco, allora è 349 64 11 232, risponde, lo sapete già, Radio Messaggio Cristiano. A questo numero potete farci pervenire le vostre richieste di preghiera e anche le vostre richieste di cantici o passi tratti dalla Bibbia per ascoltarli insieme la domenica mattina, un po' prima della diretta del fratello Nino, quindi prima delle 10:15. I cantici che ovviamente ascoltate sul nostro canale YouTube e la nostra pagina Facebook in queste trasmissioni, come quella di oggi, quelle di Elisabetta e quelle per i più piccini e per i giovani di Samuel, Manuel, di Manuel, Samuel ed Elisabetta, li dico in ordine cronologico così come trasmettono loro il sabato. Quindi lunedì, giovedì e sabato, sempre alle 10:15 sulla pagina Facebook e il canale YouTube di Radio Messaggio Cristiano. Vi ricordo inoltre l'appuntamento molto importante, indispensabile per la nostra vita spirituale, quello con i culti, martedì e venerdì sera, e le dirette, come già detto poco fa, ogni domenica mattina alle 10:15. Vi invito a visitare la nostra pagina Facebook, dove sono presenti i video dei cantici ed ogni sera il versetto del calendario di Radio Messaggio Cristiano. Un versetto che il Signore dà anticipatamente, molto 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 tempo prima, al fratello Nino, perché lui li sorteggia dopo aver pregato. E invece un relativo commento invece glielo dà sul momento, dopo sempre aver pregato ovviamente. E in ogni singolo versetto c'è un messaggio per ognuno di noi, per tutti noi, ogni sera. Ah, mi è venuto in mente che, così lo voglio dire, che ogni anno il 13 aprile sera, quindi all'imbrunire, il 13 marzo, celebriamo la Santa Cena, così come il Signore ha ordinato, all'imbrunire la sera, quindi vale, entra il giorno 14, marzo. Ho sentito in cuore di ricordarvi questo, quindi ogni anno in prossimità della Santa Cena che ognuno di noi si prepari il proprio cuore appunto per celebrare, come disse Gesù, fate questo in memoria di me. Bene, adesso ricordato questo, vogliamo ascoltare insieme un altro cantico prima di salutarci. Penultimo cantico, il giglio della valle, ovvero Gesù. La rosa di Sharon, il giglio della valle, principe della pace, stella del mattino, pietra preziosa, perla preziosa. Tutti i nomi di Gesù. Giù, dolce il tuo nome, Gesù, il meraviglioso, nome all'uomo donato per la sua salvezza. Fra tante stelle lucenti del cielo, la mia stella è Gesù.
Adesso ascoltiamo l'ultimo cantico di oggi ed è una parola che vogliamo dire sempre a Dio, sempre alla sua volontà. Ascoltiamolo insieme. Tanto tempo. Amen. Questo è il cantico. Su di esso vi saluto, vi do appuntamento la settimana prossima, Dio piacendo. Dopo la paura e il rimpianto, io ti dico amen. Amen al mattino. Amen alla notte, amen all'attesa, alla speranza, amen alla mia storia, amen alle ore di ogni giorno, amen al tempo che passa, amen al vento che soffia. Sei fedele, mille, mille anni ancora, ancora, a me. Amen a te che sei fedele. Per vedere il cielo, per guardare il dolore, con il tuo stesso sguardo, amen ai tuoi passi sulle acque, al tuo soffio leggero. Era l'ultimo cantico, Amen.
Vi do appuntamento la settimana prossima con questa trasmissione che vi ha tenuto compagnia anche sul nostro canale YouTube e la nostra pagina Facebook. Sulla nostra frequenza radio di Piacendo ci sentiremo più tardi. Pace, pace alla prossima settimana, pace a Dio piacendo.